Sono stati presentati i candidati di Più Europa alle elezioni europee e comunali di Firenze. In prima linea il leader, Emma Bonino. Se il sindaco farà il bravo, lo appoggeremo, dice sorridendo a Dario Nardella, presente in sala. Abbiamo provato e siamo riusciti a fare in modo che queste siano liste che io amo chiamare intergenerazionali, cioè con giovanissimi e con altri diversamente giovani che sarei io, perché credo che la commistione comunque di trasferire ai più giovani una serie di saperi, di esperienze e unite con la loro energia, il loro entusiasmo, eccetera, sia un mix e un blend molto importante di unire competenze e energie, entusiasmo e valori. La Bonino inoltre afferma occorre strutturare meglio il rapporto tra comuni, regioni, il Parlamento nazionale e il Parlamento europeo. Creare e costruire questa filiera che dai territori e quindi Italia in comune vada attraverso le regioni, le città importanti o non importanti, il Parlamento nazionale, ma arrivi anche a portare queste voci a Bruxelles, che siano almeno espresse e poi anche ascoltate. Quindi creare di superare quella che in parte è vera, in parte è un po' esagerata, questa idea della lontananza delle istituzioni dei cittadini. Io credo che dobbiamo essere fiduciosi di noi stessi e del nostro paese, non farci prendere né dalla paura né dallo scoramento. Non è vero che siamo forse adesso gli ultimi della classe, ma questo è un paese che ha saputo fare miracoli. Non si capisce perché adesso non dovremmo più essere capaci di farlo, adesso che siamo anche meglio nutriti, meglio istruiti, più sgamati, diciamo così. L'hanno fatto i nostri padri, e i nostri nonni, non si il grande miracolo economico, non si capisce perché non siamo più, capaci neanche di provarci. Io invece credo che ci dobbiamo provare perché più Europa vuol dire più Italia, paese straordinario, più Italia in Europa.